Con oltre 750 luoghi in 400 città italiane, tornano le giornate FAI di primavera, il più grande evento di raccolta fondi del Fondo Ambiente Italiano, ma anche una grande festa, superare le criticità della pandemia e dare l'opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d'arte e natura in tutta Italia. Il 25 e 26 marzo tornano le giornate FAI di primavera, giunte alla sua 31esima edizione, e si aprono le porte, come avete messo nel manifesto dell'incredibile, anche il palazzo del governo, la prefettura. Sì, è un palazzo che vuole essere aperto, come il prefetto ci ricorda di frequente, ed è un'apertura ricca di informazioni, guidata dagli studenti, ricca di storia, ricca di arte. Faremo anche una conferenza la domenica pomeriggio alle 17 sui restauri tenuti dal laboratorio di restauro in questo luogo. Faremo musica che accompagnerà le visite grazie all'orchestra Cherubini. E faremo una visita in lingua ucraina la domenica pomeriggio. Voglio ricordare che a fianco di questo bellissimo palazzo viene aperto un gioiello qui a Ravenna della devozione mariana, il santuario della Madonna del Torrione, che è un gioiello barocco ricco di affreschi barocchi, e verrà guidata la visita proprio dai nostri ciceroni più adulti, in questo caso, che sono mediatori culturali formati nel nostro corso Fai Arte fra Culture rivolto ai cittadini stranieri. Avrete anche lì visite in lingua italiana, ucraina e russa. Pensiamo che sia un segnale. Vogliamo che sia un momento felice, vi invitiamo a guardare tutta la nostra delegazione sul territorio di Cervia, dove verrà aperto l'oratorio di San Lorenzo, Lugo, dove verrà aperta la Casa Manzoni e la straordinaria archivio della moda Mazzini di Massa Lombarda, e Faenza, dedicata al bicentenario di Felice Giani, il decoratore, dove vengono aperti ben tre luoghi a partire dallo straordinario Museo Milzetti del Neoclassicismo in Romagna, il Palazzo Conti Sinibaldi, il Salone dei 100 Pacifici del Comune. Quindi sinergie enormi, credo si comprenda l'attività di impegno realizzato dai nostri volontari anche per formare i ciceroni, per creare i percorsi, realizzare le aperture che, devo dire, la città accoglie con generosità, e speriamo che anche quest'anno sia un momento positivo. Ringrazio tutti coloro che ci affiancano.